Dopo 2 anni di stop, i visitatori esteri tornano in Giappone con la revoca delle restrizioni alle frontiere imposte durante la pandemia da Covid-19. Tornano i viaggi senza visto per affari e turismo a breve termine da oltre 60 nazioni. Le compagnie aeree moltiplicano le tratte per soddisfare la crescente domanda di sollevante. Giovani turiste tedesche aspettavano da tempo il via libera, ma ricevevano sempre il diniego al permesso di volare in Giappone. Poi si è risolto tutto. Vengo dalla Spagna, sono qui con mia moglie in luna di miele, per turismo. Stavamo aspettando di venire in Giappone da più di un anno, il tempo della preparazione del matrimonio, e ci voleva un last minute per aggiudicarsi un biglietto per venire qui. Siamo veramente appassionati di questo paese. Alcuni protocolli rimangono in vigore, i visitatori devono essere completamente vaccinati o avere un test PCR negativo e molti negozi e ristoranti chiedono ancora di indossare le mascherine. Il ritorno dei turisti dovrebbe portare nelle casse del sollevante l'equivalente di 36 miliardi di euro, che sono i benvenuti.